a rischio anche il pranzo di Natale a questo punto, perché se con le nuove restrizioni c'è questo rischio. Se hanno fatto questo gioco di scaricare sui cittadini, sui commercianti, sui negozianti, sui ristoratori la responsabilità di una domenica in cui la gente si è presa il proprio spazio. Erano in regione gialla, quindi potevano uscire, sì. Secondo loro, secondo il palazzo, secondo il governo, i cittadini dovrebbero darsi l'auto-lockdown. Cioè siamo al delirio. Allora abbiamo la lotteria dei codici Ateco. Provate a chiedere qua se hanno capito qualcosa dei codici Ateco e quante fregature stanno prendendo con i codici Ateco. Gli hanno dato l'illusione del cashback creando i casini tra i clienti, i clienti e i ristoratori e i negozianti. Perché? Perché c'è qualcuno che chiede al negoziante ma ho sentito che mi ridai indietro i soldi, perché creano le illusioni per 10 euro, cioè stanno ingolosendo con mancette. E Paolo l'ha detto bene dal palco, gli stanno dicendo vi diamo delle mancette e state zitti. Poi la gente si incazza, la gente vuole uscire, la gente si vuole riprendere i propri spazi. Quindi potranno andare avanti drogando il sistema ancora pochino, dopo anche la droga finisce.